It's your birthday, happy birthday. It's your birthday, happy birthday. It's a great day, that's what we say. Happy birthday. Sandro era un interista, ma non per scelta. No, lui era interista per caso. La sua famiglia era juventina fino al midollo e fin da piccolo lo avevano educato a tifare bianconero, tanto che la sua cameretta era un museo dedicato alla vecchia signora. Ma un giorno, quando aveva 6 anni, Sandro si era perso al parco. Dopo ore di panico e di pianti, lo trovarono in braccio a un tipo con una sciarpa dell'Inter, che gli aveva regalato un biglietto gratis per lo stadio. Da quel giorno Sandro era diventato Sandro l'interista, per la disperazione di tutti i parenti. Crescendo, Sandro aveva mantenuto la sua passione un po' confusa per i colori nerazzurri, ma la sua esperienza calcistica lasciava un po' a desiderare. Non conosceva le formazioni e confondeva i nomi dei giocatori con quelli degli attori della serie TV, ma aveva uno spirito interista incontrollabile, o quasi. Una sera Sandro era al bar con gli amici juventini per guardare il derby d'Italia. Fiero e pronto a sostenere la sua squadra, sfoggiava una sciarpa nerazzurra e una maglietta tarocca comprata al mercato. Mentre la partita cominciava, Sandro faceva di tutto per mantenere il suo status di interista convinto, ma la situazione presto degenerò. Al primo gol della Juventus, gli amici esplosero di gioia e Sandro per errore si unì ai festeggiamenti. «Sandro, cosa fai?» gli urlarono gli altri interisti del bar. Mi è scappato, ero solo distratto», rispose lui arrossendo. Poco dopo, l'Inter segnò un gol e Sandro, per non fare di nuovo brutta figura, iniziò a saltare e urlare come un pazzo. Solo che nel bel mezzo dei festeggiamenti si accorse di aver urlato «Forza Juve!». Il bar intero si girò verso di lui, con sguardi assassini. Sandro cercò di correggere, ma era troppo tardi. Alla fine della partita si concluse con la vittoria della Juve. Sandro uscì dal bar mesto, con la maglia dell'Inter sempre ben in vista, cercando di tenere alta la dignità. Appena fuori, un gruppo di juventini si avvicinò e uno di loro ridendo gli disse «Ehi Sandro, vieni con noi a festeggiare, tanto ormai lo sappiamo tutti che sei il juventino dentro». Sandro si guardò la sciarpa nerazzurra, ci pensò un attimo, poi sorrise e disse «Sapete una cosa? Stasera per me va bene, ma domani interiste per caso, come sempre».